Quindi l'appello alle nostre squadre è proprio quello di giocarsela questa Europa League, l'ex Coppa UEFA, perché insomma a parte che ne vale del prestigio delle squadre di club, ma insomma ne vale anche per la classifica europea dell'Italia, per avere appunto più squadre in Coppa dei Campioni. Parlando di calcio, parliamo di stadi. Lo facciamo con Paolo Tomaselli del Corriere della Sera, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Insomma, lo stadio sembra che è l'ultima panacea prima del crack nel calcio. Ormai ogni presidente, ogni dirigente sportivo vede nella costruzione di una squadra, di uno stadio di proprietà dei club, l'unico modo per uscire da questa crisi economica e finanziaria che attanaglia il calcio da anni. In più ci avviciniamo a passi veloci a quella a quelle regole che ha imposto Platini nella UEFA, e dove appunto i bilanci devono essere cristallini e uno può spendere solo quello che guadagna e incassa, quindi insomma il problema esiste, però la normativa, le lungaggini burocratiche, la mancanza di una legge che viene promessa ma non arriva mai, fa sì che solo la Juventus sia riuscita fino ad ora a crearsi il suo gioiello, che poi tutti dicono è il dodicesimo uomo che spinge sempre una squadra che poi con Conte è già fomentata di suo. Com'è messa la situazione, diciamo, burocratica per la legge sugli stadi? La legge sugli stadi è ferma e tocca al momento aggirarla. Così farà ad esempio l'Udinese, che entro un anno, perché i lavori partiranno a fine di questo campionato, alla fine del prossimo campionato avrà un nuovo Friuli sull'impianto precedente riadattato, insomma comunque un lavoro da 25 milioni, sarà un bello stadio da 25.000 posti senza la pista d'atletica, e questo è stato possibile grazie all'accordo tra Pozzo e il sindaco di Udine, e con una concessione di 99 anni dell'area per lo sfruttamento dei lavori, per creare anche strutture a latere, che sono paradossalmente il vero nodo tra le amministrazioni comunali e i padroni delle squadre. In alcuni casi, come Bergamo, i progetti sono fermi perché il sindaco, comunque l'amministrazione comunale, pretende che oltre allo stadio vengano costruite altre infrastrutture a fianco, dai negozi a palazzetto o altro, mentre a Firenze è il caso contrario. Ad esempio sono i Della Valle che vogliono la cittadella. Esatto, mentre il sindaco, che adesso comunque ha fatto, il sindaco Renzi ha fatto delle aperture, ha fatto più fatica a entrare in quest'ottica, probabilmente per una questione di licenze e di costi. Ecco, qui a Roma come stanno messe le cose? Roma e Lazio sono molto attive, probabilmente meglio questo. Di me che su Roma gravito relativamente, però insomma la Roma mi sembra che almeno abbia un progetto, abbia individuato un'area di massima, e comunque rispetto alla Lazio, che però, se non, correggetemi se sbaglio, ha già il nome, lo Stadio delle Aquile, che è un nome molto bello, però a quello che mi risulta non ha ancora individuato, pur essendo lo Tito partito tra i primi nella fase esplorativa già nel 2004, per una si è dovuto confrontare con problemi burocratici che voi sapete a Roma e nel Lazio coinvolgono anche le aree idrogeologiche, le aree storiche, esatto. per cui non è un discorso semplice, non è sicuramente un discorso immediato. Prima, quando tu hai detto che ormai tutti i presidenti si sono messi in testa questo, però sono gli studenti che fanno i compiti l'ultimo giorno prima della fine delle vacanze, fanno tutti i compiti per l'estate in un giorno, perché siamo in ritardo pazzesco. Hai citato il calcio portoghese, ma il calcio portoghese, si parla tanto del modello tedesco, ma è un modello più sostenibile, più piccolo, ma è vincente comunque.
produce 3-4 squadre di vertice che vendono poi giocatori a carissimo prezzo sul mercato internazionale e che arrivano sempre avanti nell'Europa League. È stato un appello alle squadre italiane, un appello che purtroppo credo che culturalmente non siamo preparati a raccogliere. Ecco, perché i presidenti vedono nella gestione degli stadi un modo per uscire da questa impasse della scarsità di risorse? Allora, il problema principale è che nel 2015 ci sarà la rinegoziazione dei contratti televisivi. Considerato che adesso le nostre società sono tenute in piedi dagli ingenti introiti televisivi del calcio degli altri paesi, all'orizzonte si prospetta una contrazione delle entrate. Lo stadio, e la Juve lo ha dimostrato, è un elemento prima di spesa ma poi di fatturato, perché sia dal botteghino che dall'indotto del marketing, quindi l'indotto commerciale attorno, porta una bozza di denaro fresco. La Juve ha avuto l'impatto del primo anno di vita del Juve Stadium sul bilancio, è stato un fatturato di 35 milioni. Quindi è importante, effettivamente, ma c'è una gestione, ecco, quando si parla di Cittadella, quando si parla di Bergamo dove il comune vorrebbe negozi e strutture a supporto dello stadio, ecco, la gestione a chi andrebbe in quel caso? Ecco, come citando l'esempio del caso di Udine, è una gestione che poi formalmente va nelle mani della società, ma con la necessità di ricadute su quello che è la competenza dell'amministrazione comunale, quindi non solo lo stadio di proprietà, ma qualcosa che serva anche alle città. A Udine, certo. A Udine sarà fatto questo. Volevo citare un esempio diverso, che è quello del Sassuolo, che andrà sicuramente a giocare allo stadio Giglio di Reggio Emilia, se in questi giorni, come credono tutti, insomma, staccherà il biglietto per la Serie A, e potrebbe anche, e questo è molto probabile, valutare di comprarselo. Vi ricordate il Giglio? È stato il primo stadio di proprietà in Italia, adesso è in mano, dopo il fallimento della Reggiana, all'amministrazione di Reggio Emilia. Però in quel caso, con una squadra in C1, i costi per l'amministrazione comunale sono maggiori dei benefici, cioè l'affitto che la squadra paga, per cui a Reggio non vedono l'ora di sbolognare questo stadio a Squinza, a Sassuolo, che se lo prenderebbe con una spesa molto molto ridotta di appena 4 milioni e mezzo. Ecco, abbiamo in linea, abbiamo chiesto di intervenire anche su questo tema al senatore Raffaele Ranucci del Partito Democratico, che sul tema della legge degli stadi è sempre stato molto attivo e addirittura ieri, devo dire, sempre parlando di stadi, è stato un po' apostrofato con parole un po' colorite dal presidente del Palermo Zamparini. In buona sostanza, Ranucci, che saluto, a cui do il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Gesualdo, buongiorno agli ascoltatori. Allora, in buona sostanza il presidente del Palermo si lamentava dei paletti che la politica vorrebbe mettere su questa legge per gli stadi, in particolare il senatore Ranucci. Ecco, senatore, cosa rispondiamo a Zamparini? Beh, allora, innanzitutto non rispondo insulti con insulti, ma dico soltanto che, tra virgolette, ignora la storia e ignora soprattutto come sono avvenuti i fatti. Allora, prima di tutto voglio raccontare e dire a coloro che ci ascoltano che il primo che ha pensato a uno stadio di società sportiva fu il sottoscritto insieme al presidente Viola. Esatto. Per i mondiali del 90 proponemmo lo stadio a Roma, prima alla Magliana e poi alla Romanina, lo stadio era uno stadio che aveva intorno una serie di servizi e poteva essere lo stadio, oggi si usa tantissimo questa frase, uno stadio che possa essere per le famiglie, aperto 24 giorni a settimana, dove tutti potessero svolgere delle attività, tutte cose giustissime, ma che vorrei riportarle al 1989. Certo. In quel momento la storia dello sport italiano impedì di fare gli stadi per vari motivi.
a Roma, soprattutto perché bisognava ristrutturare lo stadio olimpico in mano al CONI. Con... Poi è costato tre volte quello che sarebbe costato fare uno stadio nuovo. Certamente, anche perché poi le risorse dello stadio nuovo era uno stadio da 60.000 posti, forse oggi ancora eccessivo, ma all'epoca sembrava riduttivo rispetto ai 100.000, ricordiamoci 100.000, sì. Non c'era la televisione, ed era uno stadio che mi ricordo perfettamente costava circa 1 milione a posto, quindi 60 miliardi dell'epoca. Quindi mettiamo i puntini sulle A e spieghiamo ai signori che prima si occupavano dei centri commerciali, che ci sono signori che si occupano di calcio in modo serio da tanto tempo, e che visto che c'erano gli europei in procinto di essere dati all'Italia, io stesso firmai e sono uno dei firmatari della legge sugli stadi. Sia chiaro, perché sennò qui non riusciamo a capire bene come funzionano le cose. Dopodiché, come al solito, lo stadio diventa il grimaldello per fare una speculazione, ovvero intorno allo stadio ho sentito un giornalista del Corriere della Sera prima che raccontava della Juventus che ha fatto un'operazione straordinaria. Intorno allo stadio ci sono servizi, quindi vuol dire servizi, parlo di albergo piuttosto che centro commerciale, centro sportivo, tutto ciò che può essere intrattenimento e può servire a far funzionare questa specie di cittadella dello sport e dell'intrattenimento. Il problema è che nella legge poi è stato messo un piccolo paragrafo che vorrei che sia chiaro, perché sennò uno non capisce. Possono essere realizzate tutte le strutture necessarie per mantenere quell'equilibrio economico e finanziario dell'investimento stadio. Il che vuol dire che io faccio non lo stadio a ripostadio, ma faccio lo stadio per fare vicino una speculazione edilizia. Tant'è vero che io feci soltanto un piccolo emendamento a questo, dicendo esclusa l'edilizia residenziale. Certo. Ricordo che questa legge sugli stadi porta dentro di sé anche la legge sugli impianti sportivi, benemerita legge sugli impianti sportivi, ma ciò vorrebbe dire che senza una qualsiasi pianificazione la scusa per fare un palazzetto nella piccola provincia o nel piccola cittadina, anche sovradimensionato, perché non ci sono, se serve, perché è sovradimensionato, e io quindi alla fine, per mantenere una dimensione economica e finanziaria dell'operazione, faccio edilizia residenziale. Questo è il punto fondamentale. Quindi esattamente il contrario: è bene fare gli stadi, farli in modo serio come l'ha fatto la Juventus, come si accinge a fare all'Udinese, tra l'altro senza legge sugli stadi, ma quindi soltanto con gli accordi. C'è chi vuole che non ci siano le sovrintendenze che controllino per fare stadi evidentemente in località che non possono, diciamo dal punto di vista urbanistico, essere costruiti. Quindi questa è la posizione. Allora Zamparini credo che debba, prima di parlare, conoscere, quindi non rispondo agli insulti, ma rispondo con una storia che dovrebbe prima conoscere. Quindi ben vengano gli stadi, non c'è nulla, ripeto, c'è la mia firma sulla prima legge sugli stadi, quindi esattamente. Poi qualcuno ha pensato che dovesse essere... Allargarsi un po'. Beh, lei immagina, allora io mi ricordo che a Roma qualcuno ha presentato 20 anni fa, 15 anni fa, uno stadio da 700 milioni di euro dell'epoca, 700 miliardi scusi dell'epoca, perché c'era un'altissima torre, era fatto in un modo strano, beh allora io devo fare in compensazione 700 miliardi di costruzioni vicine, beh insomma. E poi c'è un punto fondamentale, che gli stadi nelle città devono essere facilmente raggiungibili, devono essere collegati con delle infrastrutture ferroviarie, perché sennò facciamo veramente un'altra volta degli imbuti. Questa è la mia posizione, quindi nulla contro gli stadi, ma non gli stadi come grimaldello per fare speculazioni, che è molto diverso. Ecco, Tomaselli, una domanda: questa sottolineatura di Ranucci è stata percepita nell'ambiente tra gli osservatori, insomma, che il punto di discussione è proprio questo? Ma io penso che sia stata percepita poco, perché comunque c'è un malinteso senso dell'imprenditorialità quando è legata allo sport, quindi c'è comunque una ricerca di, se vogliamo, imprenditoria assistita, quindi come ha detto
come ha detto Ranucci, c'è la volontà spesso di speculare. Penso adesso, io sono qui a Napoli per la partenza del Giro d'Italia, penso alle infrastrutture per i mondiali di ciclismo di Varese, che sono un esempio smaccato di questa tendenza alla speculazione, per cui credo che non sia stata percepita e che l'unica cosa che possa essere percepita è la crisi in cui versa il nostro calcio, e quindi costretti a investire per garantirsi un futuro, i presidenti metteranno mano, proveranno a accelerare tutto quello che potrà portare a degli stadi di proprietà. Ci sono degli esempi in Europa, dico l'Arsenal, perché l'Arsenal è l'esempio più clamoroso di una squadra che col cambio di stadio si è finanziata per 10 anni di calciomercato, voglio dire. Poi uno può comprare i giocatori sbagliati o giusti, questo è un altro discorso, ma certo, stiamo parlando di squadre che trovano un'autosufficienza anche grazie agli impianti. Ma ci sono degli esempi anche nelle serie minori, ad esempio inglesi o altro. Certo, stiamo parlando di campionati dove magari in Serie B si fanno 25.000 spettatori, ma penso, scusate il rumore, penso a uno stadio come Verona, che in Serie B fa 20.000 spettatori, avesse uno stadio di proprietà bello e funzionale, sarebbe una fonte di reddito, mentre così il Bentegodi è semplicemente una spesa per le squadre, un vuoto a perdere. E poi pensiamo ai soldi che spendono in affitto le squadre nell'arco degli anni. Adesso anche le big si fanno due conti e provano a trovare strade alternative. Anche perché ormai il 2015, la data della rivisitazione del contratto con la TV è vicina, quindi e lì saranno soldi a perdere, credo. Noi siamo i migliori in Europa per quello che è lo stadio virtuale. Ovvero quello che si vede dalla poltrona, se andiamo avanti così gli stadi saranno sempre più vuoti, anche perché oggettivamente noi ci andiamo per lavoro e già in certi stadi è brutto lavorare, ma andarci per piacere in certi stadi, dove anche perché ne so, portare faccio un esempio, una compagnia femminile o dei figli minorenni o altro, io sinceramente non me la sentirei in certi stadi. Devo dire, in questo la Juve è molto avanti, ma se vediamo lo stadio della Juve e lo paragoniamo ad altri stadi d'Europa, non dico che sembra già vecchio, però è un impianto che comunque non è nella media, all'avanguardia. A Lille, per dire, che è una zona depressa della Francia, hanno fatto uno stadio da 260 milioni di euro polifunzionale, che non servirà solo per il calcio, che è uno spettacolo, poi ci tornerà utile per gli europei del 2016, ma è un capolavoro, è costato 250 milioni. Quello della Juve sembra che sia costato un quinto. Senatore, dica. No, volevo dire a Tomaselli che lui sta dicendo esattamente quello che io penso, cioè la Juventus è stato uno stadio. Mi dispiace per le mani delle controversie, ma siamo d'accordo. Solo voglio dire, si è fatto uno stadio con le sue risorse, senza leggi speciali. L'Udinese si sta facendo uno stadio senza risorse. La Roma sta pensando di fare uno stadio senza leggi speciali. Allora, io credo che le leggi speciali debbano servire per accelerare gli iter, non per far sì che poi, lo stadio, lei si guardi proprio, c'è una parte della legge che fa rizzare i capelli, quando si dice tutto ciò che possa tenere l'equilibrio economico e finanziario dell'operazione, trovo che sia eccessivo come modello, perché, ripeto, io sono uno di quelli che ha sempre pensato che se noi non continuiamo a portare la gente agli stadi, la gente poi alla fine vedrà la televisione, la partita come un qualsiasi spettacolo, non ci sarà più la passione, a parte che capire di calcio si capisce, visto che lei lo frequenta gli stadi e io li ho frequentati per tanti anni, il calcio si legge soltanto stando allo stadio e non stando in televisione, su questo io non ho dubbi, quindi bisogna anche riportare la gente ad amare il calcio portandolo agli stadi. Però ripeto, abbiamo avuto degli esempi, devono nascere degli stadi, ma devono nascere degli stadi in modo tale che possano essere adibiti a quello, con una serie di servizi, con tutto quello che possiamo metterci intorno. E poi c'è un piccolo problema che bisogna anche mettere in campo: cosa si fa degli stadi che rimangono in piedi? Roma ne ha due.
Milano c'ha già forse il più bello stadio d'Italia, ne vuole fare un altro. Napoli, dove lei sta, ha uno stadio. Allora, cosa si fa di questi stadi? Probabilmente bisognerebbe anche cominciare a capire con i comuni e con le proprietà di questi stadi che cosa si fa di questi, perché potrebbero anche essere ristrutturati gli stessi stadi, quindi abbassando anche molto i costi. A volte sì, a volte no, però diciamo che il fatto di avere uno stadio in cui ci si vada in modo comodo e sicuro, perché soprattutto ciò che allontana la gente è la sicurezza dello stadio, è quello che ormai abbiamo visto, mi dispiace, su Roma ormai non si può più giocare la sera perché abbiamo visto che cosa succede. Probabilmente degli stadi sicuri, e che poi un altro punto fondamentale, non può esserci una rivalità nelle città tra il tifoso e chi non si occupa di calcio, perché ormai è diventata una guerra, tutti i fine settimana o quando ci sono le grandi partite, la gente è infuriata perché le città si bloccano e i tifosi giustamente vogliono andare allo stadio. Cioè, bisogna riportare la normalità, e quindi che lo stadio sia una grandissima festa, che è una grandissima gioia, e il calcio ritorni ad esserlo. Poi uno può sbagliare l'acquisto, non sbagliarlo, vincere, perdere, però all'epoca, quando pensammo con Viola lo stadio, era esattamente nella direzione di cui stiamo parlando, cioè patrimonializzare una società, perché una società non sono patrimonializzate perché non hanno un patrimonio salvo alcune, e quindi patrimonializzarla con un immobile che possa essere poi appunto di garanzia. Poi in Italia dovremmo superare oltre questo il problema del merchandising, ma qui apriamo un altro capitolo. Allora, grazie, speriamo di arrivare presto in stadi adeguati e confortevoli e soprattutto sicuri. Grazie a voi. Grazie a Paolo Tomaselli e grazie al senatore Raffaele Ranucci del Partito Democratico. Grazie a voi. Senatore, una battuta volante, sì. Come la vede questa partenza del governo? Beh, io la vedo bene, innanzitutto abbiamo un governo che mi sembra un fatto importante. Mi sembra che le idee siano chiare, qui c'è un problema reale su dove trovare le risorse, o le risorse dove, quando si trovano, dove metterle, il problema IMU piuttosto che costo del lavoro, questo è il punto secondo me centrale. Io sono per abbassare il costo del lavoro, perché abbassando il costo del lavoro comunque mettiamo più soldi nelle tasche sia dei lavoratori che delle imprese. È un'operazione molto complicata. Oggi comunque lo spread sta sotto i 2,50 e questo, esatto, ci dà già una boccata di E c'è pure un sondaggio che ha dato adesso Sky TG24 che dà il 71% degli italiani contenti del governo Letta e dei primi passi del governo Letta, e solo il 19% di irriducibili che insomma hanno stigmatizzato la nascita di questo governo. Guardi, qui c'è un problema, se deve essere il governo larghentese, non larghentese, giusto, non è giusto. Allora, il governo sarà giusto se farà bene, il governo sarà sbagliato se farà male. Adesso non voglio dire, oggi ricordando il Catalano che ci ha lasciato proprio la giornata, sì, di ieri, ma è così, cioè se noi dimostreremo che c'è un governo che riuscirà a risolvere i problemi, alla fine, che sia di larghe, di piccole, di grandi intese, questo agli italiani poi non interesserà più. Un'ultima battuta, prima ha parlato di mani in tasca, c'è il segretario regionale e il segretario cittadino del PD che lamentano le casse vuote del partito e ipotizzano un contributo da parte dei parlamentari per la campagna elettorale. C'è una tassa, election tax. Sì, noi già contribuiamo con 2.000 euro al mese al partito, questo sia chiaro, perché poi sembra che i parlamentari chissà alla fine contribuiamo a tante cose. Se ci sarà da aiutare il partito per la campagna elettorale, nessuno si tirerà dietro. Certamente bisogna che tutto sia fatto nella massima trasparenza e poi capire esattamente come vengono spesi i soldi, e devono essere spesi in modo intelligente. Io non sono più per tutti questi benedetti manifesti o
o cose che stanno in giro, cerchiamo di spenderli per far conoscere soprattutto i programmi. Mi sembra che in questo momento di programmi si parli poco e si parli molto di idee, di ideologie. Roma ha bisogno di programmi, come dico, continuo a dire, Roma è una città che deve riconquistare le regole. Oh, Marino è avanti col 37% nei sondaggi, ovviamente Alemanno al 31%, un po' dietro gli altri, si profila un ballottaggio tra questi due sfidanti e Alemanno sta sopra le aspettative. E non è un rischio per Marino, che rimane un po' troppo chiuso nel confine, nel perimetro del centro-sinistra, diciamo proprio sinistra più che centro? Io mi auguro che compaia di più nella campagna elettorale il simbolo del Partito Democratico. Vorrei ricordare che il Partito Democratico è un partito riformista, non è soltanto schiacciato a sinistra, ma è un partito che ha sempre avuto un'aspirazione di prendere i voti anche dall'altra parte. Se ci chiudiamo troppo in un angolo, chiaramente il partito riformista, che in tanti hanno votato, potrebbe subire delle conseguenze. Quindi io credo che bisogna con molto orgoglio ritirare fuori il simbolo del Partito Democratico, sventolarlo a cuore alto e non vergognarsi di essere del Partito Democratico. Grazie senatore Ranucci, a presto. Grazie.